Sì, infatti incomprensibili, perché poi sono, alla maggior parte delle volte sono azioni talmente nitide e nette, non, dice, non è che sai, c'è il dubbio, e là Sì, qualche, può infatti. essere una volta, due, tre, quest'anno incominciano a essere veramente troppi. La settimana prossima andiamo a Reggio Emilia, che ne pensi? Che partita sarà, Andrea? Preferivo andare a Milano. Purtroppo queste sono partite che noi soffriamo, diciamo, storicamente. È una squadra che viene anche, se non sbaglio, anche da dei risultati negativi. Forse gli ultimi 2-3, forse in calo, speriamo, però ha sempre quei 2-3 giocatori che possono farti la giocata, soprattutto là davanti. Sono usciti un po' a pezzi, credo, oggi. Hanno fatto due cambi in 26 minuti, forse dietro, non Ah. lo so. Un po' la partita di è una partita di Cesena, sembra. È una partita di Cesena che vai lì carico. Bisogna, ecco, restare umili. Esatto, sì, sono d'accordo, anche perché il Sassuolo, a differenza del Cesena, gioca bene. Poi ha quei due là davanti che sono veramente forti, Oggi mi sembra quindi che neanche l'abbia fatti giocare, mi sembra che è partito con Floro Flores. Sì, è una insidiosissima. L'obiettivo Insidiosissima il è Sassuolo in l'Europa casa. League. Robetti all'Europa lì e dobbiamo difendere, ora siamo dentro. Questo fare punti, fare punti Dare è logico, continuità. si parte per vincere, ma ci può stare anche di tornare lì con un punto e poi c'è lo scontro diretto sono quelli che poi sono importanti, se mi sembra che la domenica dopo giochiamo con la Fiorentina. Sì, giochiamo con la Fiorentina, ancora non si sa quando, è la partita misteriosa perché abbiamo addirittura tre opzioni, come vi abbiamo detto più volte, legate al passaggio del turno o meno della Fiorentina. Quindi, vabbè, un po', C'è da valutare tutto. guardando un po' tutte le partite di domenica, vediamo un po' il Sassuolo-Lazio, il big match, perché poi le altre, quella pure di lunedì, non mi sembra importante. Quella di Torino pure non è un granché, insomma, poi c'è Cesena Udinese, Palermo Empoli, insomma, Sassuolo Lazio è la più importante, no, Oh, Marco? ovviamente, ovviamente. No, nulla Sì, infatti, da diciamo, c'è ridere. la corsa all'Europa, c'è anche la mattina domani il recupero del derby, quindi anche quello lo vediamo da molto vicino a livello Certo. di classifica. Quindi. Pure quello l'ennesimo scempio, insomma, del calcio della Serie A. Perché dovete sapere, vabbè, per i pochi che non lo sanno, domani si gioca alle. Ci sta che il recupero si faccia di martedì e quello nessuno dice niente, giorno lavorativo, però se la partita è saltata domenica, sabato quando è stato, anche se poi è saltata, andiamo a analizzare perché non hanno messo i teloni, però si Sì. poteva Poi benissimo giocare con i teloni come si faceva tanti anni fa, sì. adesso non si fa più perché il calcio moderno non prevede i teloni, caro Marco. No, no, ma anche perché poi comunque nessuno, cioè, ovviamente nessuno sa che comunque questi sono problemi che non capitano mai a una città come Ma Genova, sì, no? figurati, Quando ma mai? sti parrucconi delle televisioni che se viano un sacco di soldi non hanno colto l'occasione. Un bel telone con la scritta, almeno provo a aprire l'acqua, a qualcosa servi nel calcio. Saranno Non è 15. solo. Io mi ricordo quando ero piccoletto io che sospendevano le partite del Marassi perché era sempre allagato Ma il certo, campo. ma è chiaro. Poi se andiamo a vedere, non ha piovuto tantissimo perché alle No, 5 no, ancora non pioveva. Ne ha fatta no. magari tanta in poco tempo, però quei teloni avresti risolto. E invece no, allora spostiamola a martedì, d'accordo. A che orario la giochiamo martedì un derby? La giochiamola alle 6:30. Dice certo, lo sai perché? Perché non ci deve essere concomitanza con le partite di Champions League. Allora l'ordine pubblico passa in secondo piano rispetto ai diritti televisivi della Champions League. Questo è il calcio, cioè, che stiamo parlando. Mamma mia. Bastava farla anche recuperare di domenica. Sì, c'erano Visto tanti che c'è modi, stato tanti anche modi. sole. Così è l'ennesima penalizzazione per i tifosi, perché magari è alle 6:30, un orario in cui non tutti possono andare allo stadio, no? Certo. C'è chi Come lavora, se chi c'ha il esempio, negozio. vi rubo un minuto sulla situazione del Parma, diciamo Sì, ci un sarei po' arrivato, eccezionale, appunto. no? È una Vai. di quelle società che ci siamo combattuti per tanti anni, i nostri anni belli, era una delle nostre pretendenti.
e onore alla squadra, veramente. Hanno trovato, la fortuna dei tifosi è stata che hanno trovato forse una rosa con dei, diciamo, degli uomini, ecco, non dei calciatori, con degli uomini. Mi è piaciuto molto le parole di Lucarelli, diciamo, molto differente dal fratello. Forse non sono all'anagrafe fratelli, e veramente onore a loro. Vogliono giocare, ma lo fanno soprattutto, oggi è stata una dichiarazione, lo facciamo soprattutto per, noi siamo, dice, noi siamo stipendiati dal Parma, ma noi guadagniamo e possiamo stare fermi ancora per un po', ma c'è gente che guadagna molto molto meno di noi e loro non possono stare fermi. E niente, diciamo, ecco, questa però fa capire chi ti compra al mondo d'oggi. In una società bisogna stare attenti pure chi ti compra. Gli Raggi sembrava quello che aveva risolto un po' i problemi loro, invece credo che l'abbia anche peggiorato. Io non so bene la situazione, nemmeno io non la so. Poi c'è giustamente un amico oggi diceva, c'è una società che fa buffi da anni ma nessuno interviene e loro l'hanno purgati, senza fare riferimento a nomi. Per carità, sembra sempre il solito film già visto, delle stesse società poi in difficoltà finanziarie, però in questo caso è una situazione molto più grave del Pristo, perché comunque la situazione comunque è peggiorata durante il campionato stesso. Di solito queste situazioni interessano le società, diciamo, nelle sessioni estive. Qui addirittura non si garantisce il proseguo del campionato da parte del Parma. Cioè, non mi ricordo che ci sia mai stato una situazione del genere, che secondo me è ancora più grave. Cioè, non ho mai sentito una società che aveva difficoltà per potersi pagare il trasferimento per andare a fare una partita. Cioè, o per pagare gli steward. Cioè, qui la situazione secondo me è veramente precipitata. Sì, diciamo ufficiale giudiziario che ha portato via i furgoncini che portano i giocatori al campo, la primavera che non si è potuta, non so, non credo abbia avuto i soldi per fare la trasferta. Poi la Sampdoria è stata pagata da Ferrero. Sì. Molte situazioni, diciamo, ecco, l'unica che ci fa sorridere, ma tanto alla fine non succedeva, perché era un punto a favore nostro, erano, diciamo, perché il regolamento dice che se, da questo momento in poi, se non giocano più tutte le squadre prendono i 3 punti, quello che è stato fatto è fatto, quindi diciamo ci rimetteva per quanto riguarda noi Roma e Fiorentina, che erano quelle che avevano già usufruito dalla partita col Parma. E avevano pareggiato, quindi era un modo per recuperare punti a loro, ma visto che è un favore a noi non credo succederà. No, ma al di là di quello, comunque secondo me cioè, si falsifica proprio il campionato così. Sì, a me dispiace soprattutto per i tifosi, perché poi sono sempre quelli che ci rimettono in questa situazione. Vedere ritrovarsi in una situazione del genere deve essere veramente brutto. Poi, purtroppo, pure noi, anche se in maniera diversa, ci siamo passati e sappiamo come si soffre, e soprattutto quelle attese, quelle sere che non terminano mai, che aspetti comunicati, è struggente per un tifoso, quindi è veramente una brutta situazione. Andrea, fra poco ci sarà Lazio-Napoli di Coppa Italia, i biglietti ancora non sono stati messi in vendita, sempre con netto anticipo quando ci sono queste partite, come quella di campionato. Ma sì, ma tanto siamo sempre i soliti di 30.000 ma che sono qui con 4-5 giorni in fama. Se conosciamo, se chiamiamo tutti per nome. Ma che scherza, comunque sto vedendo gli Arise del Sassuolo, ho giochicchiato anche loro. Attenzione, questa è una partita molto decisiva per noi, molto difficile. Sì, io sì, penso che con una vittoria convinto. Si dà una anche un bel segnale loro si danno, e poi comunque c'hanno questa punta a Napoli, non è male, eh? Zapata? Zapata giocavano senza Higuain, oggi ha fatto un assist e un gol, sì, sembra un po' Perea.
Beh, l'avevano anche pagato, eh. Mi hanno dato bei 10 milioni per Zapata. Ah sì? Sì, sì, 2 anni fa. Vabbè, De Laurentiis si regala soldi a destra e a sinistra. Andrea, io ho preparato carta e penna perché ci hai promesso questa settimana dei consigli su squadre, campionati esteri, italiani, Serie B, Lega Pro, carta e penna. Io sono pronto, vai. Però dovete registrarli, perché io non so se mi ricordo. Quelli della settimana scorsa, quello è registrato, non l'ho risentito. Mi ricordo solo Attenti a Latina e il Latina effettivamente ha vinto, mi ricordo solo quello. Non so gli l'hai altri. Votato? Tu avevi detto Attenti a Latina che stai in ripresa. Esatto. E quello me lo ricordo, gli altri non me li ricordo. Ha vinto su un campo difficilissimo. Quella era quasi la giocata singola, mm-hmm. Era quotato mi pare a 5. Io più di questo non posso fare, dal letto dell'ospedale ho dato queste chicche. Dai, dici qualcosa per domenica, vai, qualche consiglio pure. A proposito dell'ospedale, le posso dare una chicca? Assolutamente sì, ti abbiamo chiamato apposta. Allora, considera, a digiuno dalle 5 del mattino, sì, all'ospedale mi hanno preso dalla stanza alle 6:30. Andiamo, arriva, ero Arezzo, mi prendono, arriva un ragazzo, mi porta dentro all'ascensore, andiamo all'ultimo piano dove c'è la sala operatoria. Nel tragitto dell'ascensore, sa, ma se lo fa pure per farmi rassicurare a me, mi comincia a parlare di gara. Ciao Romano, che è tutto di Lazio? Ah, noi veniamo da Juve. Non potete capire, a parte il toscano da Juve, se penso solo di giro, viene, no? Non potete venire, mi ha detto, da uno juventino non si può sentire. Però quel giorno a Perugia ci avete rubato pure. È una convinzione di tutti comunque, sì sì. Ah, io ho detto, fermate, che se gli ho detto se iniziamo a raccontare, arriviamo a Salvatore, la famo su e giù 5 volte. Dice no, perché mi ha detto, io ero presente a Perugia, ero lì e non si poteva giocare. Ma lo so, gli ho detto. Vabbè. Ma, allora, sì, ditemi ragazzi che vai con i consigli, soprattutto per chi ci sta ascoltando, magari pure loro, prendete tutti carta e penna, così Andrea dà qualche consiglio sulle partite. Allora, scegliete quali, Serie A, Serie B, Lega Pro, Liga Spagnola, fai te. Spazio un po' a destra e a sinistra. Vai. Marco, scrivi. Allora, in Serie B si dovrebbe aver sbloccato psicologicamente il Bari, che va su un campo che io credo che il Modena, non so se questa settimana forse, lo spero per lui, mandano via Novellino, e quindi vedo un Bari che porta via punti dal campo di Modena. C'è un Avellino in gran forma, è in piena zona playoff, sì. E addirittura attacca il secondo posto per la promozione diretta, gioca a casa con la Ternana, pure qui ci può scappare l'1. Scusami, Modena-Bari? X2 facciamo? Ah sì, okay. X2, porterà via punti, non esce sconfitto. Ok. L'Avellino, quindi vittoria. Per quanto riguarda l'estero, io non tocco mai le squadre che vengono dalle coppe. Anche ieri sono saltati varie squadre. Beh sì, decisamente. In questo weekend è saltato qualcosa. L'Everton, per esempio, con l'ultima in classifica ha fatto 2-2 a casa, quando aveva vinto fuori casa in Coppa UEFA. Però non vedo male il Dortmund, nonostante giochi con la Juve, gioca con lo Schalke. Il Dortmund è una delle grandi sorprese. Anzi, sì, con lo Schalke, sì. Derby della Ruhr. Anzi, se vi dico pure in anticipo che il Dortmund farà soffrire molto la Juve domani. L'hanno quasi tutta scontata la Juve, ma io non la vedo così. La vedo in calo la Juve e invece rimonta il Dortmund. Questa è proprio una chicchetta detta così, eh? Allora, per pochi intimi. Che ci consigli pure sulla partita di domani? Sì, sì, domani. Attenzione, ci sarà una grossa sorpresa per me lì a Torino. Lo spero anche io. Quindi mettiamo un X2, dai. Assolutamente sì. Dortmund in Coppa e facciamo come si chiama quella, vabbè, non voglio fare nomi di che in caso rimborsa, ecco, Andrea rimborsa, che se la Juve vince Andrea rimborsa. Occhio Andrea, che l'ultima volta ti sei giocato i volo vincenti a Sanremo.
Occhio. Allora, niente, allora, c'è in Inghilterra domenica ci sono.